Con iOS 17.3 arriva una nuova funzione che permette di proteggere il tuo iPhone dai ladri. Questa nuova funzione si intitola Protezione del dispositivo rubato. Questa funzione è stata aggiunta per avere un'ulteriore sicurezza in caso vi rubino il vostro iPhone e far impedire al ladro di accedere a tutti i vostri dati. Come detto prima, sarà disponibile con iOS 17.3 e superiori, e quando questa funzionalità viene attivata, gli utenti iPhone devono autenticarsi con Face ID o Touch ID per svolgere determinate azioni, tra cui la visualizzazione di passcode o password che abbiamo nel nostro iCloud, o la disattivazione della modalità smarrito, e ovviamente per quanto riguarda l'utilizzo dei metodi di pagamento. Per quanto riguarda invece azioni particolarmente sensibili, come la password del vostro ID Apple, protezione del dispositivo rubato agirà in questa maniera. Quando vogliamo andare a modificare quest'ultima, dovremmo utilizzare l'autenticazione biometrica, quindi Touch ID o Face ID. Inoltre, non accedete subito a questa funzione, dovrete aspettare circa un'ora per il semplice motivo perché l'iPhone vuole accertarsi che siete voi e non qualcun altro. Però Apple ha affermato che non ci saranno invece ritardi per quanto riguarda l'attesa in caso vi troviate in luoghi familiari o un luogo di lavoro, che comunque il vostro iPhone salverà e vedrà che voi solitamente vi trovate in questi luoghi e quindi non utilizzerà la funzione di doppia autenticazione. Ma la vera domanda è: dovresti davvero attivare questa funzione di iOS 17.3? Ragazzi, ultimamente un ladro di iPhone ha affermato che ha circa rubato $300,000 di telefoni con spionaggio in dei bar, letteralmente guardava soltanto le persone mettere la password per poi dopo andarle a rubare il telefono e poi inserire il passcode per rimuovere tutti i loro dati e utilizzare carte eccetera. Quindi io direi che è assolutamente un'ottima funzione e consiglio assolutamente di attivarla chiunque. Adesso vi elencherò le funzioni che richiederanno il Face ID o Touch ID tenendo attiva protezione del dispositivo rubato. Ovviamente visualizzazione e modifica delle vostre passkey, che sarebbero password, la passcode del telefono, quando magari non riusciamo a sbloccarlo col Face ID e mettere il codice, e tutti i nostri dati di iCloud, la disattivazione del dispositivo smarrito, la cancellazione di contenuti e impostazioni, utilizzo di metodi di pagamento salvati nel vostro iPhone e l'utilizzo del tuo iPhone per configurare un nuovo dispositivo. Molto importante questo. Quali invece richiedono la doppia autenticazione? Non doppia se ci troviamo in luoghi soliti che frequentiamo, come magari casa nostra, il luogo di lavoro, eccetera. La modifica delle password dell'ID Apple, aggiornamento delle impostazioni dell'ID Apple, inclusa l'aggiunta o rimozione del dispositivo attendibile, numero di telefono attendibile, chiave di ripristino, la modifica del codice di accesso dell'iPhone, quindi il passcode, l'aggiunta o rimozione del Face ID o Touch ID, la disattivazione di Dovea e la disattivazione della protezione del dispositivo rubato, ovvero questa nuova funzione. E l'aspetto interessante di questa funzione è che l'utente non ha minimamente svantaggi, ha solo vantaggi, e l'unico che li ha è il ladro. Ma adesso passiamo a come attivare la protezione del dispositivo rubato. È molto semplice. Come ho detto prima, bisogna avere iOS 17.3, che può essere anche la beta, o superiori, e bisogna andare nelle impostazioni, scorrere fino a Face ID e codice, ora in protezione del dispositivo e attivare la protezione del dispositivo rubato. Bene, per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile, che hai trovato più informazioni possibili. Lascia un mi piace, lascia un commento per qualsiasi cosa, io sono sempre attivo, ti risponderò appena possibile. Iscriviti se non l'hai fatto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!